Ecco il pan di Spagna cotto. Ora lo sformiamo. Eccolo qua. Ho rimesso la carta del pan di Spagna nella teglia. La teglia la userò per farcire la torta e facilitarne il fatto che non si sformi. Ora devo tagliare la torta. Prima di tutto tolgo la crosta. Poi la ricavolgo e inizio a tagliare. Metto la mano sopra per far sì che senta il coltello e vada dritta col taglio. Faccio un secondo strato e lascio l'ultimo strato, quello che poi sarà la base della torta, abbastanza spesso. Dato che non è venuto perfetto la parte superiore del pan di Spagna, lo strato centrale sarà più spesso e sarà la base della torta. Praticamente posizionerò al centro quello che prima era la parte superiore. Questa verrà posizionata al centro. Quindi in questo modo. Prepariamo una bagna poco alcolica a freddo. A freddo significa che non farò bollire l'acqua. Metto 700 ml di acqua. 50-70 grammi di zucchero e 100 ml di liquore. Mescolo con un cucchiaio fino a far sciogliere completamente lo zucchero. Riprendo la teglia in cui ho cotto il pan di Spagna e la fodero con pellicola alimentare trasparente. Fodero la teglia lasciando un po' di bordo all'esterno in modo che possa poi aiutarmi a sformare la torta. Faccio una specie di croce con la pellicola all'interno della teglia. Sistemo bene i bordi, facendo in modo che la pellicola all'interno sia per quanto possibile aperta. Si arriccia tutto. Non vuole collaborare. Eccola qua.
prendo il pan di spagna, l'ultimo strato, quello che va sotto, non lo metto direttamente nella teglia e lo bagno, ma lo bagno tenendolo sui due strati inferiori, in maniera che la bagna in eccesso, mettiamolo così, la bagna in eccesso vada tutta sullo strato inferiore, su questo. Metto la bagna in un piccolo biberon e inizio a bagnare il primo strato. Vado fin quasi al bordo, lo bagno poco, magari un solo giro, e bagno soprattutto l'interno. Perché non arrivo al bordo? Perché comunque la bagna cammina, la bagna si allarga e comunque va bagnato sempre il giorno prima. Con le mani, al tatto, mi accorgo dove è bagnato e dove no. Quando inizio a sentire che qualche goccia arriva al di sotto, devo fermarmi e lo lascio riposare 10 minuti. Ora bagno il secondo. Ora bagno il pan di spagna, lo strato di pan di spagna che sarà il primo, quello che praticamente chiuderà la torta e che verrà montato al contrario nella teglia. Prendo la teglia, sfoderata in precedenza, e posiziono il primo strato all'interno, tirando bene la pellicola, in questo modo. Se mi accorgo che ci sono dei punti un po' più asciutti, vado a bagnarli un pochino. Ricordatevi di non bagnare mai tantissimo il pan di spagna, perché comunque se lo preparate il giorno prima, la bagna ha modo di spandersi in tutta la torta, soprattutto con il peso della crema. Prendo la crema al cioccolato e preparo il primo strato di farcitura. Prendo un po' la crema cercando di non arrivare al bordo, perché tanto poi ci arriva pian piano quando metto il secondo strato di pan di spagna. In questo modo. Faccio un bello strato di crema. Prendo il secondo strato di pan di spagna. Premendo leggermente in maniera che la crema si adagi. Facciamo il secondo strato di crema, stavolta bianca. E
sempre senza farla arrivare ai bordi. Lasciamola bella cicciottella. Prendiamo l'ultimo strato di pan di spagna e posizioniamolo nella tortiera. Facendolo entrare. Premiamo un po' come abbiamo fatto prima per far allargare la crema. E bagniamo un pochino il bordo se ci sembra asciutto. In questo istante possiamo farlo. Bagniamo giusto i punti in cui ci sembra un po' più asciutto. Chiudiamo con la pellicola i bordi e lo lasciamo riposare tutta la notte in frigo. Prepariamo la crema di burro con del burro o margarina che faremo ammorbidire al microonde o a temperatura ambiente fino a renderlo a pomata. Cioè il burro o la margarina sono a pomata quando, mettendo un dito sul burro o sulla margarina, resta il segno, non deve sciogliersi. Il burro è diventato a pomata, infatti se mettiamo il dito prende la forma. Lo mettiamo nello sbattitore e lo facciamo partire alla massima velocità. Il burro va montato per 10 minuti almeno. Quando il burro si presenta in questo modo vuol dire che è pronto, è ben montato e ha l'effetto della panna. La dose da usare è 250 g di burro e 350 di zucchero a velo. In questo caso io userò 300 g di zucchero a velo mescolati con 50 g di cacao amaro per farla al cacao e per togliere il gusto del burro. Rimetto tutto a montare con l'aggiunta dello zucchero mescolato con il cacao. Ne aggiungo la metà e ora lo metto alla minima velocità. La mia crema al burro e al cacao è pronta. Devo solo terminare di mescolarla a mano.
La consistenza, come vedete, è molto cremosa, ma al contempo abbastanza solida da riuscire a mantenere la stuccatura. Questa si usa anche come frosting per i cupcake. Per chi è intollerante al lattosio, si può sostituire totalmente il burro con della margarina vegetale. Se vedo che la crema è un po' troppo densa, posso aggiungere qualche cucchiaio di latte o di latte di soia in caso di intolleranti al lattosio. Ora sformiamo la torta che ha riposato una notte nel frigo. Prendo il vassoio, lo posiziono sulla torta. Capovolgo. Infine sfilo piano piano la teglia. Ecco qui la nostra bella torta. La crema è arrivata un po' sul bordo, però non importa perché con la stuccatura di crema di burro non darà problemi alla copertura di pasta di zucchero. Posizioniamo la torta su un vassoio rotante. E ci forniamo di questo tipo di spatola per poter stuccare. Livellate la torta prima della stuccatura e poi lo farete anche dopo. Iniziamo la stuccatura della torta. Prima di tutto, la crema di burro la prendo sulla punta della spatola e la posiziono in questo modo, accanto alla torta. Vado a riempire i vuoti che ci sono tra pandispagna e crema. Andate avanti a piccoli tocchi, a piccoli pezzi, non abbiate fretta, perché potrebbe rompersi il pandispagna, soprattutto se è molto morbido, come in questo caso. E quindi l'importante è mettere abbondante crema sulla punta della spatola e premere forte sulla torta, così da non trascinarsi dietro eventuali residui di crema pasticcera. Ecco uno strato abbondante, tanto poi potrà sempre essere tolto. Se capita che vengano dietro delle bricioline di torta, non fa niente, non si vedranno sotto la copertura. Ecco a rifinire l'angolo sotto.
andiamo a riempire. Riempiamo per bene tutto. E iniziamo a togliere l'eccesso. Ancora un po' di burro bianco che non è stato mescolato per bene. Poi passiamo alla parte superiore. La parte superiore della torta non ha bisogno di una grande stuccatura perché essendo già piatta non ha bisogno appunto di una eccessiva stuccatura. Quello che a noi interessa soprattutto è isolare la torta dalla pasta di zucchero. L'unico isolante è proprio la crema di burro, perché il burro, essendo idrorepellente, non permette al liquido di passare all'esterno. Se usassimo invece una panna o una ganache fatta con panna animale, potremmo rischiare di sciogliere la pasta di zucchero, perché si crea proprio una reazione chimica tra lo zucchero e l'acqua contenuta all'interno della panna. Puliamo il bordo con un tovagliolo di carta. E mettiamo in frigo. Stendiamo la pasta di zucchero ad 1,5 mm circa e rivestiamo la torta. Lisciate bene la torta, magari aiutandovi con uno smoother. Viene fuori qualche piccolo difetto sul bordo in basso, tipo qui, non preoccupatevi, di solito vanno decorate. Lisciate tutto con lo smoother. E create
coprire per bene gli angoli. Tagliate a un paio di millimetri dal bordo. Spezzate il bordo e toglietelo. Con lo smoother andate ad infilare all'interno il piccolo bordino che si è creato.